Lei ha ragione da un punto di vista formale, tutto è perfezionabile, come spesso dico, e probabilmente, come è nel genere umano, ci sta un margine di errore che diciamo, non escludo. L'obiettivo è raggiungere una quota più vicina allo zero, mettiamola così. Parliamo di una massa di sentenze che sono quantificate in 636 complessive, che partono dagli anni 2002 fino all'anno 2016. Il criterio che è stato, diciamo, in qualche modo scelto e concordato anche con i dirigenti e con il collegio dei revisori è stato quello di dare, perché tutte e 636 dovranno essere portate al riconoscimento, non una mancante. Ed è chiaro che si è dato, come diciamo equilibrata ratio ci indicava, priorità a coloro i quali hanno accettato di cedere un poco della loro, del loro diritto maturato in 20 anni di attesa, per riportare le lancette indietro fino al 2002, quindi azzerare veramente una spesa per tutti. Di conseguenza si parte da quelli, ma si deve completare l'intero pacchetto dei debiti di fuori bilancio. Ce lo impone la legge, lo imponeva già da tempo, ed è un atto che ovviamente non può essere preparato in un tempo breve, perché capirete che sono atti complessi e anche molto lunghi. Per quanto riguarda il parere del collegio, la proposta di delibera non andava approvata, perché in realtà il collegio dei revisori chiedeva semplicemente l'indicazione del capitolo che già era presente, come ho spiegato, in ogni singola scheda di ogni sentenza. I faldoni delle sentenze con gli allegati, transazioni, scheda istruttoria, no, sono tutti quanti depositati. Allora, di questo me ne faccio carico personalmente, perché sono stati depositati al terzo piano. Ora non so se qualche c'è stato un cortocircuito, ripeto, sono tutti visionabili, c'è un foglio Excel che è stato inviato dove c'è un quadro chiaro, però, come dire, sempre in quel discorso che tutto è perfettibile, diciamo che lo sforzo è stato enorme, non è finita qui, il Consiglio Comunale dovrà essere chiamato per altre 536 volte per l'unico. Quindi diciamo che è iniziato un percorso, dobbiamo finirlo in tempi brevi, dobbiamo sperare, e io dico tutti, collaborare affinché gli accordi transattivi più rinviati vengano accettati per consentire all'ente di risparmiare dei soldi. Questo è il quadro, ovviamente ribadisco il concetto, se errori sono stati fatti in assoluta buona fede e non di certo per nascondere, consigliere comunale, un lavoro che al contrario lo si vuole quando più pubblico è possibile, perché ovviamente non vi è un interesse. Semmai è vero che finora sono stati nascosti, e questo è un altro tema, ma parliamo di sentenze di anni del 2002. Sulla quantificazione del risparmio, giusto per dare una completa informazione, non una provocazione, oltre agli interessi, come è stato specificato in delibera, noi nel conteggio Excel non abbiamo aggiunto le spese generali riconosciute in sentenza, che parliamo del 15% del complessivo, che non sono state aggiunte nel foglio Excel e l'abbiamo specificato in delibera, e non sono state aggiunte le spese successive e se attinenti alla parte esecutiva precedenti e miglioramenti, che pur qualche avvocato avrebbe avuto diritto in virtù della propria azione giudiziaria. Questo è il fatto. Grazie Sindaco.